Allora, vediamo in questo primo video come eseguire un lembo riposizionamento coronale con disegno del lembo trapezoidale, un concetto chirurgico che è fondamentale conoscere anche se metti solo gli impianti, perché se no metti gli impianti a cavolo di cane senza saper gestire nulla dei tessuti molli. Quindi sta roba qua la devi imparare, la devi saper fare per fare una chirurgia implantare che abbia un minimo di senso, anche se magari non ricoprirai mai le recessioni di per sé, però sono concetti chirurgici che devi conoscere. Quindi il nostro obiettivo è ricoprire questa recessione con un lembo spostato coronalmente. Poi normalmente magari ci mettiamo anche un innesto connettivo, ma adesso non ci interessa capire come prendere questo lembo, scolpirlo e spostarlo a ricopertura della radice. Prima cosa prendiamo la nostra lama, una sonda parodontale che adesso io non ho, quindi giocherò con le dita in questo modo e misuriamo l'estensione della recessione. Quindi misuriamo l'estensione della recessione, la riportiamo dalla punta della papilla, vedi che sono qua, e aggiungiamo 1 mm e andiamo in questo punto. In quel punto incidiamo il tessuto gengivale molto superficialmente, solo disegnando una riga orizzontale di lunghezza di 3 mm esatti. Dopodiché cominciamo l'incisione verticale divergente più o meno 4-5 mm dentro la mucosa alveolare, quindi oltre la linea mucogengivale che è questa, ok? Poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte, misuriamo la recessione, portiamo la misura della recessione dalla punta dell'altra papilla, aggiungiamo 1 mm e da quel punto incidiamo molto superficialmente, solo disegnando 3 mm in orizzontale, per poi partire in verticale e superare la linea mucogengivale di 4-5 mm. Questi due scarichi verticali sono divergenti, eventualmente potranno essere allungati successivamente. Dopodiché prendiamo un'altra lama nuova, cominciamo a scolpire le papille chirurgiche tenendo con le nostre pinzette la papilla. Quindi partiamo in questo modo e a spessore parziale, vedi che sotto non c'è l'osso giallo, ma c'è il sangue del periosteo. A spessore parziale alziamo la prima papilla che chiamiamo papilla chirurgica, come ci ha insegnato il professor Zucchelli. Dopodiché passiamo all'altra papilla e iniziamo a scolpirla anche questa a spessore parziale e la solleviamo anche questa a spessore parziale. Quindi al di sotto di una papilla chirurgica abbiamo il periosteo, al di sotto dell'altra papilla chirurgica abbiamo il periosteo. Ora c'è un piccolo pezzo di scollamento a spessore totale, l'unica parte di questo lembo che verrà scollata a spessore totale. Prendiamo il nostro scollaperiosteo e iniziamo alla base della recessione a scollare. Ovviamente in principio che cosa troveremo? Troveremo ancora una parte di radice che non ha una protezione ossea. Poi andando avanti cominciamo a intercettare l'osso perché stiamo scollando a spessore totale e andiamo avanti fino ad esporre 3 mm, quindi da qui a qui dove arriviamo ad esporre 3 mm di tessuto osseo. Intorno qui, qua e qua, il tessuto rimarrà ancora abbastanza incollato perché non l'abbiamo ancora sezionato. Lo spessore totale lo facciamo solo alla base della recessione. Esponiamo quindi questi 3 mm circa di osso e poi continuiamo a spessore parziale attaccati all'osso, ma lasciando sotto il periosteo in questo modo. A un certo punto cominciamo a superare la linea mucogengivale. La linea mucogengivale la dobbiamo superare con la lama che sta appoggiata al tessuto osseo e comincerà a tagliare le fibre muscolari che sono qua sopra dei muscoli mimici che ci sono nel fornice. Comincerà a tagliare le fibre muscolari che sono inserite dentro il periosteo, lasciando giù il periosteo e sollevando il muscolo che andrà dietro al lembo. Vedi questo qua violetto è il muscolo. E la stessa cosa facciamo dall'altra parte, ok? Quindi cominciamo a sollevare il lembo
sezionando il muscolo nella sua parte profonda. Ora abbiamo il muscolo, è stato sezionato dalla parte profonda. Abbiamo un lembo che ha spessore parziale in questa zona, spessore parziale in questa zona e spessore totale giusto apicalmente alla recessione. Perché qui facciamo uno spessore totale? Perché dobbiamo fare in modo che questa parte di lembo, che è quella che si andrà a sovrapporre alla radice non vascolarizzata, sia il più spessa possibile. Continuiamo a salire, okay, fino a quando abbiamo superato abbondantemente la linea mucogengivale. A questo punto abbiamo il lembo che è mobile e si può spostare tranquillamente a copertura della nostra radice, ma nello spostarsi a copertura della nostra radice si porta dietro tutto il tessuto muscolare che è ancora attaccato alla sottomucosa. Vedi, in questo modo. Se noi chiudiamo l'intervento in questo modo, avremo qua tutto un ciccettino schifoso fatto dai muscoli mimici che vengono giù. Poi quei muscoli non tireranno sul lembo perché sono delle puzzette di muscolo, non fanno un cazzo di forza. Però avrai questo aspetto cicciottino in questa zona che fa schifo e avrai un accorciamento del fornice nella zona. Quindi assolutamente non possiamo portarci giù il lembo nella sua interezza come facciamo in una rigenerazione ossea, perché abbiamo bisogno di un lembo molto sottile che porti giù solo mucose sottomucose e ci lasci i muscoli su in alto nel fornice. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un ulteriore passaggio di sezione dei muscoli dove con la lama andremo a passare paralleli non più all'osso questa volta, ma al tessuto superficiale e andremo a staccare con la lama i muscoli dalla sottomucosa in questo modo, cercando di non perforare il lembo. Adesso questo ovviamente non è semplice perché c'è tutta la colla prit che io ho messo prima, però in bocca, avendo una lama ben tagliente, questa cosa è molto semplice. Tu non la devi fare come la sto facendo io, controllando da sotto, ma questa procedura va fatta in trasparenza. Quindi cosa dobbiamo fare? Controllando la lama dall'esterno, vedi che la sto controllando dall'esterno, poi la mucosa è più trasparente rispetto al foglio di carta. Andiamo avanti nella speranza di non perforare il foglio di carta perché farei una figura di merda colossale. Andiamo avanti nell'andare a sezionare le fibre muscolari dalla sottomucosa in questo modo. Ok? A questo punto abbiamo il lembo che può venire giù in autonomia. Il muscolo, vedi, rimane là sopra e il lembo viene giù in autonomia. Vedi che il muscolo rimane là sopra nella profondità del fornice. E questa roba che noi andiamo a spostare è semplicemente la mucosa e la sottomucosa. Di conseguenza non avremo un accorciamento del fornice. Ora i primi punti che diamo sono sul taglio di scarico. Teniamo la papilla nella sua posizione definitiva, che sarà quindi quella che ci consente una ricopertura totale della recessione più 1 mm. Quindi se questo punto, che era la lunghezza della recessione più 1 mm, viene portato qua, questo punto viene portato 1 mm oltre la fine della recessione. Ce lo portiamo in questa zona e diamo la prima sutura qua sotto, alla base del taglio di scarico, ancorata sul periosteo laterale e la seconda qua ancorata sul periosteo laterale. Questo ci consente, facciamolo bene, guarda, con lo scotch, diamo il primo punto qui ancorato al periosteo e il secondo punto qui ancorato al periosteo. Questo cosa consente? Consente al lembo, anche se non è ancora chiuso, di starsene in posizione, vedi, non c'è più nessuna tensione, e consente un ripristino immediato della profondità di fornice. Quindi quelle robe allucinogene che si vedevano una volta. Prendo un pennarello di altro colore, quelle robe allucinogene che si vedevano una volta di suture fatte in questo modo, chiuse qua come rompiforze, che in realtà non rompevano le forze ma ricreavano la profondità del fornice, non servono più se tu vai a dare questa prima sutura ancorata al periosteo e questa seconda sutura ancorata al periosteo. Poi andiamo avanti, una sutura qua, una sutura qua, una sutura qua, una sutura qua e una sutura sospesa che parte da qua, passa all'interno della papilla originale, ritorna dietro, riesci di qua sotto il punto di contatto, rientri di qua,
ripassi dietro, riesci con la sutura qui e riuscendo con la sutura qui vai a chiuderla in questo punto. Questo ti va a chiudere le due papille chirurgiche al di sopra di quelle anatomiche. Dimenticavo un passaggio. Il passaggio che stavo dimenticando è che questa papilla su cui devi sovrapporre la parte sottostante del lembo deve essere ovviamente disepitelizzata, perché tu immagina di appoggiare la parte sanguinante di questo lembo sull'epitelio della papilla, non avresti nessun attacco. Questa cosa in fase di guarigione farebbe esattamente questo lavoro qua. Queste rimarrebbero staccate da questa zona dove c'è l'epitelio. Allora tu con la lama e con delle forbicine da microchirurgia devi eliminare uno strato sottilissimo di questo epitelio ed uno strato sottilissimo di questo epitelio da fare prima di iniziare le suture. Ti ripeto, me lo stavo dimenticando. A questo punto avrai queste zone sanguinanti, potrai andare a chiuderci sopra le papille e avrai un attacco, una rivascolarizzazione di questa zona, di questo lembo a partire dalla parte profonda, anche se è un lembo peduncolato che quindi ha anche una vascolarizzazione che gli arriva dalla sua base. La sutura sospesa ti permetterà di chiudere definitivamente le papille chirurgiche al di sopra delle papille anatomiche e avere la tua ricopertura perfetta della recessione. Ciao ciao!